Benvenuti cari amici, saremo in promo live. Da subito entriamo in piena promozione discografica, anche perché abbiamo insieme a noi un artista, un ragazzo giovanissimo che, credetemi, ha fatto della musica tutta quanta la sua vita. Arriva da un paesino molto bello, che conosco anche molto bene, nella provincia di Reggio Emilia, da Castelnuovo nei Monti. Io vorrei che ascoltaste in maniera molto particolare tutto quello di cui andremo a parlare oggi, perché cercheremo di raggiungere un pochettino un centro per quanto riguarda appunto l'artista, ma anche un discorso che possa avere anche il cuore all'interno appunto della canzone, cosa di cui parlerà appunto Marco Aratti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Ascolta, tu hai fatto della musica tutta quanta la tua vita. Praticamente sì, ho iniziato a 4 anni con il pianoforte e poi sì, crescendo un po' con la chitarra, poi io in realtà sono un batterista, ho studiato batteria per qualche anno e poi ho deciso di iniziare anche a scrivere qualche testo e cominciare anche a distribuirlo. Senti, ma un cantautore, dove trova la sua ispirazione per iniziare a buttare giù i primi testi o le prime melodie? Direi sicuramente da tutto quello che ti passa nella vita, dal minimo particolare alla cosa più grande, e non c'è un motivo, non c'è un momento, non c'è un perché, Beh, la credo. canzone romantica in questo caso, perché Esatto. parliamo del romanticismo, e ti garantisco che catapultato anche un po' nei tuoi 27 anni circa, Esatto. è abbastanza, non dico raro, ma da sottolineare. E la terra in cui vivi sicuramente ti aiuta nel trovare gli spunti adatti. Sicuramente, il testo che ho scritto della mia canzone è una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti. E a volte ci si trova a dover dire qualcosa a qualcuno in un determinato modo, io ho scelto di farlo con una canzone perché penso che sia stato il modo migliore per farlo. Quindi la musica è sempre il vettore che riesce a coniugare anche ciò che non riesce a dire. Anzi, entriamo subito nel vivo della canzone, perché quello che ho da dirti è il brano, la canzone che tu hai scelto per percorrere Saremo in Promo Live. Esatto, quello che ho da dirti è il titolo della canzone. Penso che già dal titolo si capisca che qualcuno ha da dire qualcosa a qualcuno, quindi io Certo. da ascoltatore, non perché l'ho scritta io, però mi incuriosirebbe un titolo del genere. E noi, da bravi curiosi che siamo, andiamo ad ascoltarla. Signori, Marco Aratti con quello che ho da dirti. Vai. Quello che ho da dirti te lo scrivo sopra un foglio. Poi ne faccio musica e la canto appena sveglio, perché non so dipingere emozioni coi colori. Ti disegnerei soltanto con il cielo i fiori. Ti immagino vestita in bianco con quell'espressione di chi ha già deciso la sua vita e le persone. Ma io so quel che sento e quel che provo quando vedo. Quello che ho da dirti è solo amore mio, ci credo. Raccolgo un ramo secco e dico che può avere vita. Raccolgo il tuo sorriso e dico che sei la mia vita. Perché è bastato esserci per vivere il momento. Perché è bastato crederci per dire abbiamo vinto. Il fiato sulle labbra come il vento nel deserto. Polvere di sabbia, il tuo sorriso è quello giusto. Sai di caramella, io il tuo sole, tu la stella. Quello che ho da dirti è che sei tu quella più bella. Io non ci credevo, non volevo e non capivo. Renderti felice adesso è l'unico obiettivo. Parli di un futuro che nessuno ha mai capito. Cerchi di spiegare che per te c'è l'infinito. Stringi tra le mani le tue fragili incertezze. Io combatterò come fossero carezze. Adesso sono certo che sarai nel mio futuro. Quello che ho da dirti è che ti terrò al sicuro.
Raccolgo un ramo secco e dico che può avere vita. Raccolgo il tuo sorriso e dico che sei la mia vita. Perché è bastato esserci per vivere il momento. Perché è bastato crederci per dire abbiamo vinto. Il fiato sulle labbra come il vento nel deserto. Polvere di sabbia, il tuo sorriso è quello giusto. Sai di caramella, io il tuo sole, tu la stella. Quello che ho da dirti è che sei tu quella più bella. Ah, ah, ah. Correrò più forte di chi vorrà fermarmi. Perché avere sogni vuole dire non voltarsi. Amerò il tuo viso più di chi non sa guardarti. E ringrazierò chi non ha mai saputo amarti. Raccolgo un ramo secco e dico che può avere vita. Raccolgo il tuo sorriso e dico che sei la mia vita. Perché è bastato esserci per vivere il momento. Perché è bastato crederci per dire abbiamo vinto. Il fiato sulle labbra come il vento nel deserto. Polvere di sabbia, il tuo sorriso è quello giusto. Sai di caramella, io il tuo sole, tu la stella. Quello che ho da dirti è che sei tu quella più bella. Marco Arati, che belle parole! Grazie, sì, sono parole che vengono da me, da tutto quello che ha racchiuso l'argomento di questa canzone, proprio tutto quello che dice questa canzone. Viene... Un paio di riferimenti, fra l'altro volevo sottolinearne uno prima di ringraziare chi si occupa della tua distribuzione, del percorso che hai scelto. Ce n'è uno in particolare di riferimenti appunto al testo che hai scritto e ti faccio davvero i complimenti. Dici ringrazio coloro che non hanno saputo apprezzarti, in sintesi, no? Esatto. Cioè, perché sennò oggi tu non saresti a fianco della persona che ami. Esatto. Quindi democraticamente grazie anche esatto. Agli altri. Certo. Ascolta, mi stavi confidando, nel mentre gli amici ascoltavano la canzone, sì. Che stai creando un percorso, non solo discografico, ma anche proprio un percorso artistico che a breve ti vedrà impegnato nella produzione di un LP. Esatto, e sto cercando di, avendo comunque tanti pezzi scritti, tante emozioni che sto esternando, di fare un LP però che abbia un senso, nel senso che anche le canzoni si leghino tra loro, che abbiano certo. un determinato percorso. Ma secondo te oggi, quindi andiamo un attimo anche ad ispezionare il tuo punto di vista sotto l'argomento discografico generale, quello che senti, quello che ascolti, anche... possiamo dirlo tranquillamente, dal Festival della Canzone Italiana, rispecchia sul serio quello che è un sentimento giovanile di musica e di necessità di espressione? Ma io credo che con l'andamento del tempo comunque sì. Le cose cambiano, quindi ognuno di noi vive le cose a modo suo, certo. Vive le canzoni a modo suo, quindi è giusto per un certo punto di vista che le cose cambino, che i testi cambino, che le musiche cambiano, che i suoni stessi cambino. Certo. Posso dirti che non condivido proprio tutto a pieno, le cose estreme non mi piacciono, sono proprio sincero. Però comunque dal mio punto di vista ci sta che queste cose cambino, che dagli anni 80 ad oggi non può essere tutto uguale, la musica non può essere rimasta tutta ferma, altrimenti non sarebbe neanche bello. E non ci saremmo neanche noi, giustamente. Esatto, non ci saremmo neanche. Allora, tanta musica, tante esperienze per Marco Arati, ma una in particolare vorremmo ricordarla, perché sei stato anche partecipe a spettacoli importanti ed uno insieme ai Nomadi. Esatto, sì, ho avuto la fortuna di aprire il concerto il 22 di agosto del 2019 a Domodossola e è stata un'esperienza veramente fantastica. Ho suonato un pezzo e mi sono divertito tanto, mi è servito anche come impatto. Senti, io inizio ad essere un po' curioso, ma credo anche gli amici da casa. Hai portato con te una fedele compagna di viaggio. Esatto. Adesso, anche se non lo abbiamo preparato, tanto se è vero che il musicista è sempre contornato, vedi, lo sapevo, ha già capito perfettamente, ma una canzone
A tua scelta. Ma visto che ho una chitarra che ha un nome, si chiama Marta, io ho scritto una canzone che si chiama Martina e vi faccio. Ma Martina ha qualche riferimento particolare? Diciamo che ha un riferimento all'ultimo pezzo che ho, okay, che ho scritto, quello che ho da dirti. Diciamo che sono le abitudini di questa ragazza. Perfetto, allora vediamo un po', ci prepariamo, vai! Martina ride poco ma è felice, sarà che il suo sorriso non le piace mai. Si specchia a volte quasi se ne frega di quello che la gente penserà di lei. Martina vuole amare, vuole scrivere le canzoni per fare innamorare sei miliardi di persone, vuole vivere nel cielo come fanno gli aquiloni, vuole vivere l'amore, vuole vivere così. Questa si chiama Martina. Allora, canzoni che vedete, quando riescono già dal primo ascolto anche ad emozionarti, perché è facile, mettersi anche, per quanto mi riguarda, dalla parte dell'artista, ma è difficile capire da subito un linguaggio, mentre invece con te vedo che sei immediato. Arriva, scrivi bene, canti bene, hai una bellissima proiezione di te anche in questa figura qua, quindi penso che augurandoti chiaramente tutto quello che di bello si può augurare ad un artista, ma io penso che con te sia molto più facile poter raggiungere degli step lavorando tanto sulla tua arte, ma sei già praticamente confezionato e il fiocchetto mi auguro che possiamo dartelo noi con Saremo in Promo Live. Grazie mille, la semplicità comunque penso che vinca sempre su tutto quello che si fa. È la verità quella che vince. Esatto, hai ragione. Allora, noi ti ringraziamo fortemente. Grazie a voi. Perché è importante poter avere la televisione dalla propria parte. Noi cerchiamo infatti di essere a fianco, passo dopo passo, appunto, agli artisti. Signori, bene. Marco Arati, la musica è la sua vita e facciamo in modo che la sua vita continui ad essere la musica. Grazie. Arrivederci. Mille. Arrivederci. Benvenuti, un altro appuntamento dedicato alla musica ed in particolar modo in questo istante lasciate che io sia davvero molto felice di ospitare non solo un artista e mi permetto di aggiungere con la A maiuscola, visto i trascorsi, visto un pochettino la storia che andremo in sintesi a snocciolare oggi, ma anche un amico, quindi la doppia A maiuscola. Una musicista tutto tondo che ha fatto della creatività anche all'interno di un chiamiamolo mondo musicale davvero molto popolare, la creatività è stata per lui la chiave di volta per proiettarlo anche nel nostro programma televisivo Saremo in Promo Live, che generalmente parla e si occupa solo di pop, artisti emergenti che trattano la musica pop, eccetera eccetera. Ma lasciate che vi presenti con soddisfazione Gian Piero Vincenzi. Un buongiorno, ciao Chicco. A te, caro. Grazie per questo bellissimo invito, è una sensazione molto gradevole quella di poter condividere questo spazio insieme a te e non solo qui, ma davvero si respira un'atmosfera magica. Che ricordiamo ai nostri amici che siamo a Sanremo, a pochissimi passi da quella che è una realtà meravigliosa che si respira proprio nell'aria, è incredibile non riuscire a descriverlo perfettamente, ma è una sensazione che ti arricchisce in maniera incredibile. Noi siamo abituati, quando si parla con gli artisti, di argomentare solamente con la canzone che hanno scelto di promozionare, ma per quanto riguarda Gian Piero il percorso è talmente lungo e vorrei, in modo tale che voi possiate conoscerlo ancora meglio, che chiaramente in sintesi, certo, fossi tu a raccontarmi un po' di te, ma in maniera efficace, lo so che lo sai fare. Guarda, bene. Guarda, la cosa che mi scalda di più in questo momento è partire non dal passato, ma da quello che è l'immediatissimo futuro, perché forse con un po' di fatalità, perché a me piace pensare che ci sia nella vita anche una sorta di fato che possa condurre le nostre scelte, mi sono ritrovato a condividere con una squadra
di artisti, di autori, un percorso che non pensavo potesse incrociare il mio cammino, e invece con questa squadra stiamo preparando e scrivendo un percorso innovativo, se si può dire così, per quanto riguarda la musica che mi appartiene, quella legata al ballo, e sento forte dentro questa spinta che mi induce quindi a parlare prima del futuro che non del passato. Bene, bene. Quindi bene. Non ho chiaramente una sfera di cristallo per potervi raccontare cosa succederà, ma le emozioni e le sensazioni che sto provando in questo progetto sono molto, molto frizzanti e positive, assolutamente. Positive. Chiaramente devo rendere merito a quello che è stato un passato che mi ha condotto fin qui, nel quale ho investito in prima persona con caparbietà e anche con quel pizzico di incoscienza che ti aiuta a fare le scelte più inaspettate. 8 punti di follia e 2 di raziocinio, assolutamente, è quello che viene utilizzato. Assolutamente, assolutamente. E quindi per piccoli gradi ti racconto che una decina di anni fa abbiamo creato un movimento che tutt'oggi nel mondo del ballo è consolidatissimo e che strizzava l'occhio a una direzione diversa dal canonico ballo liscio, che era, certo, diciamo così, pietra tuttora miliare di questo ambiente. E con un brano intitolato La danza del sole abbiamo quasi spaccato questa... Certo, sfondato, direi, sì, in maniera, esatto, proprio... Esatto, è sfondato un muro che ad oggi abbiamo ricostruito con un'altra serie innumerevoli di cumbie, così chiamate nel gergo del ballo, certo, che hanno creato un filone legato proprio al mio cognome Vincenzi, e quindi questa cosa ad oggi mi dà grande soddisfazione. Ma a questo proposito, visto che con la danza del sole i nostri telespettatori siamo anche all'estero, quindi, certo, abbiamo modo di imprimere anche nella loro, non dico educazione, ma anche nei loro ricordi prossimi quello che stiamo dicendo ora, la responsabilità nell'aver fatto traballare le dinamiche del ballo consolidato, sì, e averti chiaramente investito di quella giacca che tu, certo, tra l'altro, certo, da musicista e artista tutto tondo, hai sempre indossato comodamente. Come te la senti questa giacca oggi? Allora, la giacca me la sento comodissima, oh, e la sentivo comoda già dai tempi in cui abbiamo azzardato. Però non abbiamo incrinato le certezze di quel mondo, abbiamo arricchito quel mondo di qualcosa che mancava. E tu in quest'istante... Per collegarci a quello che è stato un po' il filo conduttore, fra l'altro, della tua carriera, hai in promozione, sì, qui a Sanremo in Promo Live, ed ecco la prova concreta che serve sempre essere, certo, innovatori per raggiungere anche delle certezze nella fiducia della gente, certo, hai in promozione una canzone, fra l'altro, ben realizzata, anche il videoclip che andremo, sì, a vivere insieme, sì, sì, avrete modo di notare che esce dal consueto e a tutti i crismi per essere collocato in dei settori veramente molto alti, che abbraccia tutta la musica. La canzone, parlane tu. La canzone è assolutamente felice, certo, ed è un sentimento quello che accompagna sempre grandissima parte dei miei lavori. Il titolo è Formentera, realizzata in coedizione da Ross Group e Galletti Boston, che salutiamo entrambi, che salutiamo e ringraziamo per darci anche questa bellissima opportunità, ed è una canzone che approccia il mondo del ballo, però facendo il giro, anche il giro largo, il giro largo, esatto, strizzando l'occhio anche a quello che è un mondo pop, è un mondo innovativo, dove si cerca sempre di rispettare le regole del gioco ballo, ma anche quelle di poter arricchire le sonorità con quel pizzico di innovazione che cerchiamo sempre di portare avanti. Lo vediamo? Lo vediamo e lo ascoltiamo. Allora, vai, ragazzi, facciamo ora veste ufficiale dallo studio 1 di Sanremo in Promo Live, Giampiero Vincenzi, Formentera. Sanremo in Promo Live. Forte caldo a Formentera, forse questa notte luna piena insieme a te, come se fosse l'ultima notte d'amore.
Lei per me si vestirà da sera, anche se stanotte l'atmosfera è calda. Già, come se fosse la prima volta. E rimane l'attimo che vola, che rende tutto chimico. Un peccato come quella mela che mise l'uomo al mondo. Giro, ballo, vivo e mentre grido ti respiro. Mani nelle mani tu mi ami e dico sì. Giro, ballo, sfioro e mentre ti sorrido vivo. Acqua, sole, sale, sembra miele questo mare che sa di te. Se ne vado a Formentera, fermo che ripenso a quella sera insieme a te. Come se fosse l'ultima notte d'amore. E rimane l'attimo che vola, che rende tutto chimico. Un peccato come quella mela che mise l'uomo al mondo. Giro, ballo, vivo e mentre grido ti respiro. Mani nelle mani tu mi ami e dico sì. Giro, ballo, sfioro e mentre ti sorrido vivo. Acqua, sole, sale, sembra miele questo mare che gira questa giostra, gira, gira e ci respira. Ti ricorda attesa che finisce e cado giù. Giro, ballo, sfioro e mentre ti sorrido credo. Acqua, sole, sale, sembra miele questo mare che sa di te, sa di te, sa di te, che sa di te, sa di te, sa di te, che sa di te, sa di te, sa di te, che sa di te, sa di te, sa di te, che sa di te. E ti dirò che dopo aver, oltre che ascoltato, come tu hai consigliato, anche riguardato il clip di Formentera, ancora un complimento. Grazie. Per tutta la realizzazione. Sono anche alla regia. Esatto. Alla regia è stata fatta molto molto bene. Ma in questo caso vediamo che a fianco, sì, il nostro salotto, che c'è? Si è arricchito. Sì. E come? Si è arricchito tantissimo. Ciao. Io vorrei, Chicco, salutarti. Ciao cara, anche per come te. Come stai? Molto bene, si adesso vede che ci sei, molto bene. Grazie, sempre molto galante, Chicco. Grazie. Vale, tutto a posto? So che hai delle tutto novità bene, da raccontarci. Tutto bene, benissimo. Siamo qui insieme a Giampi perché appunto tanto lui ti avrà già detto, abbiamo tante novità e appunto oggi ne abbiamo presentate alcune. Aspetta, io vorrei però che anche il pubblico da casa guardasse bene i tuoi occhi. Guardami sempre quella telecamera. Quella? Esattamente. Bene, e okay, adesso raccontami tutte le novità che vuoi. Bene. Questo duetto meraviglioso, sì, insieme a Giampiero, che abbiamo scelto di cantare, è una canzone davvero meravigliosa, prettamente appunto sanremese, bra, quindi abbiamo bra deciso di presentarla qui oggi, proprio anche in perché occasione diciamo di questa. Che un po' Sanremo ci siamo anche noi. Esattamente, dai. Sanremo, è una meravigliosa cosa trovarsi qui oggi, quindi sono felice, veramente. Senti, si dice sempre che per quanto riguarda i duetti, anche quelli celeberrimi, sì, sia sempre complicato trovare quell'equazione giusta anche con la controparte che certo serve chiaramente certo per far sì che non ci sia un annientamento certo tra i caratteri, ma un'amplificazione della stessa. Esatto. Guarda, senza entrare troppo nel tecnico, però certo, ci sono duetti che nascono con un karma particolare. Questo è, in effetti, dal punto di vista armonico melodico, dal punto di vista della scrittura del testo, ha una struttura meravigliosamente adatta a far emergere il mio timbro nelle zone giuste, il suo timbro nelle zone giuste. Sì. Quindi
siamo stati catturati proprio da questa atmosfera, e quando siamo andati in studio a registrare, a provare, è stato immediato l'incastro, il flusso, esatto, sì, che ci ha portato. Il pathos lo sì, avete in primis creato voi interpretandola insieme. Esatto, quello è arrivato ad arricchire quella che comunque era una scrittura fatta in maniera meravigliosa. Senti Valentina, invece quando si parla dei personaggi femminili, sì, molto spesso ci si sofferma ad apprezzarne solamente quelle che sono, chiamiamole, le doti, degli occhi, belle labbra, un bellissimo, ecco, fisico, la bellezza femminile che tanto viene declamata in ogni trasmissione televisiva. Ma che cosa invece vorresti, anzi contraddicimi in tutto quello che ti ho appena... Guarda, io, Giampi lo sa, sono anni che mi soffermo proprio su questa cosa, perché il primo complimento che una persona ti fa: oh, come sei bella. Ho la fortuna di essere una ragazza bellissima, piuttosto carina, e di questo, per carità, ne sono felice, perché comunque madre natura ha fatto la sua, ha fatto il suo corso. Però noi cantiamo, noi cerchiamo di trasmettere qualcosa. Quindi quando arriva qualcuno che ti dice: mi hai emozionato, mi hai trasmesso qualcosa, hai cantato veramente bene, qualcosa che magari gli è piaciuto, qualsiasi brano, poi abbiamo un repertorio vastissimo, è una cosa prettamente soggettiva, però quando arrivano quei complimenti lì, a me mi si riempie il cuore di gioia. Sono più appaganti di tanti anni. Mi si riempie il cuore di gioia, perché come hai detto tu, ad oggi la donna è usata un po' come dire oggetto, possiamo chiamare così, possiamo dirlo questo termine, e quindi ci si sofferma soltanto alla bellezza, all'esteticità, senza poi andare a scoprire cosa c'è dietro. E quindi chi riesce a scoprirlo e chi riesce a farti quel tipo di complimento, da parte mia ha emozione pura. Posso? Prego. Perché ho avuto un flash in questo discorso che condivido pienamente. Però può anche darsi che in qualche frangente la semplicità di un complimento possa tradursi in quelle parole: sei bellissima perché hai cantato bene, mi hai emozionato, stai bene sul palco. E quindi sì, certo, quel sei bellissima può racchiudere la bellezza della tua caratura artistica e non solo della tua caratura fisica. Guarda, facciamo una cosa. Adesso noi ci ascoltiamo la canzone, ragazzi. Sì. Poi, nel mentre, noi vedremo di fare un briefing per quanto riguarda la parola bellissima, esatto, perché va sempre guardata dall'occhio della donna. Esatto. Certo. L'uomo in questo caso forse, certo, non riesce a capire, ma mi taccio anch'io. Adesso ho aperto un dibattito. Ascoltiamoci la canzone. Complici. Sempre, ragazzi. Saremo in Promo Live. Entri in questa stanza mia. Mi racconti un po' di te, quello che tu sei per me. Spero non mi uccida mai. Complici di sguardi inediti, stiamo insieme fino a perderci. Come un fermo immagine di te, resto prigioniero senza limiti. Vivimi. Resto a chiedermi perché tutto sembra facile. Credo che succeda
resteranno mai. Su Complici non poteva che essere così, meravigliosa. bella. E allora noi che siamo, e mi auguro continueremo ad essere, il programma televisivo che supporta gli artisti della musica leggera italiana, pop, di quella ancora con l'intensità giusta, sì, racchiusa al suo interno, ci auguriamo che voi continuiate a percorrere questa strada rimanendo esattamente come siete. È una promessa quella che vi facciamo. È una fotografia che io vi faccio anche nella, certo, mia memoria, perché sì, vi porterò anche a casa con me. Certo. E vi ringrazio per essere stati con noi. A te. Grazie a te. Oltre anche perché un abbraccione virtuale. Sei sempre te, grazie, un grande padrone di casa. Vale, Amarakman. Amarakman. Saremo in promo live, Giampiero Vincenzi, Valentina Merli. Ciao.